È che qualcuno, e qui lo devo dire, con tutta la mia vicinanza a una parte di loro, che la sinistra del Partito Democratico sostiene se cambiamo la legge elettorale, allora noi votiamo le riforme costituzionali. Che sia chiaro, non è così. Le riforme costituzionali sono una cosa e se sono brutte, come credo siano, e sono confuse e producono pasticci, devono essere respinte. E la legge elettorale è brutta e deve essere respinta a prescindere, ma le due cose stanno insieme. Non è che si dice dateci un pezzettino di legge elettorale e noi daremo il voto per la legge costituzionale, certamente no. Quando sento raccontare dai renziani e dai loro amici che si tratta di qualche cosa che loro avrebbero potuto anche fare meglio, ma questo comunque è meglio che niente, sono preoccupato, perché non è meglio che niente questo. Questo invece è peggio dell'esistente, cioè stanno cambiando alcune norme, alcune strutture, alcuni meccanismi, senza avere nessuna visione complessiva di quello che desiderano davvero, tranne che, questo sì, e forse è il caso di sottolinearlo, hanno ridotto quella che chiamerò la democrazia elettorale. Le province non ci sono più, possiamo essere d'accordo o in disaccordo, ma certamente abbiamo perso qualcosa che valeva la pena eleggere. Qualcuno adesso si rende conto anche che l'attività di coordinamento delle province sarebbe stata importante in alcune zone terremotate. Non ci sarà più il Senato eletto in questo modo, ma verrà eletto in modo molto diverso. Qua Umberto Romagnoli diceva delle cose importanti sul punto. E quando si passa ai referendum, sui quali nessuno si sofferma, vengono salite, fatte crescere le firme. È vero che poi scende il quorum, però le firme crescono subito, il quorum semmai si sceglierà dopo.